così un po' particolare, anche un po' triste, ecco. Sentiamo tutti un po' un interesse naturale a cercare di capire un pochino meglio quello che è successo o quello forse che sta succedendo, perché non è detto che così abbiamo posto un punto a questa questione che è drammatica, è una cosa orribile che nella Chiesa di Dio possano essere accaduti eventi come quelli di cui stiamo parlando. Ma ecco, il problema non è solo questo, il problema è quello di vedere come noi oggi li stiamo leggendo questi eventi. Ecco, dunque non è il nostro riflettere non verte solo su così cercare di capire la genesi, la dinamica, e vedremo che è già interessante questo, perché quando succedono scandali sessuali in una istituzione come la Chiesa, lo scandalo non è mai un evento improvviso, non è mai un evento che nessuno poteva attendere, non è mai una cosa così che capita senza alcune premesse. Ovviamente, così come lo scandalo, appunto, seconda componente, no, di questo, come dire, atteggiamento di chi vuole leggere correttamente, no, questi eventi. Uno scandalo non è mai problema di uno solo, problema semplicemente del perverso di turno o del malato di turno, per dirla con termini immediati, ma che poi provvederemo a smentire subito, state tranquilli. Ecco, non è mai problema né che avviene all'improvviso né che riguarda la singola persona di chi ha commesso, sta commettendo questo evento che è scandaloso a tutti gli effetti. Ma c'è sempre dietro una storia, una preistoria, una storia cresciuta all'interno dell'ambiente, all'interno dell'ambiente ecclesiale, dunque circa la quale nessuno dei membri di questo ambiente può ritenersi, come dire, non responsabile, non partecipe. Ecco, io ho seri dubbi che oggi nella Chiesa noi stiamo dando questo tipo di lettura. Ho seri dubbi, cioè non solo la cosa impressiona, spaventa, e speriamo che ci resti un po' questo senso di indignazione, che cioè continuiamo ad esserne spaventati. Speriamo che continuiamo ad avere dentro di noi una sensazione di smarrimento di fronte a questo, che non ci abituiamo, no? Perché, come vedete, un giorno sì, un giorno no, c'è qualche evento in tal senso. Ecco, seri dubbi che nella Chiesa, appunto, noi oggi stiamo dando questo tipo di lettura, un tipo di lettura corretto, un tipo di lettura senza difese, un tipo di lettura all'interno della quale noi tutti ci sentiamo in qualche modo parte, ci sentiamo responsabili, che non diamo letture puramente difensive e che in qualche modo non ci possono aiutare ad affrontare correttamente il problema in modo che termini, in modo che non succeda più. Non basta la tolleranza zero per impedire il ripetersi di questi avvenimenti. Ecco, allora io semplicemente vi proporrò alcune riflessioni riguardo a questo, non vi dirò cose particolarmente originali e che non hanno nessuna pretesa di avere trovato la formula risolutiva del problema. Ecco, cercherò così semplicemente di proporvi qualche riflessione che così mi sono ritrovato a fare, soprattutto perché mi è capitato di seguire persone che avevano sofferto queste violenze e persone che avevano praticato queste violenze, questi abusi. E ecco, la cosa mi sconcertò parecchio: da un lato la situazione drammatica della vittima e dall'altra la situazione invece per niente drammatica dell'abusatore. Cioè, molte volte l'abusatore non è per niente in una situazione di apprensione, di consapevolezza di quello che ha commesso.
E sarebbe semplicistico, e lo diremo, credo che faremo tempo a dirlo già nelle lezioni di oggi, sarebbe semplicistico dire che è così perché c'è uno scompenso psichico. Non sarebbe per niente una spiegazione corretta, e anche sul piano scientifico. Ecco. E dunque mi sorprese parecchio, no, questa difformità così di vissuto, chiaro, uno può dire legato al vissuto, una vittima, un altro abusatore, però mi sarei aspettato anche dalla parte dell'abusatore una sensazione di dramma, di sconcerto personale, quello che noi chiamiamo così genericamente senso di colpa o coscienza di peccato. Ecco, allora questo mi sorprese parecchio. E poi, così, la vita mi ha chiesto di ricoprire un certo ruolo all'interno di una istituzione, il Pontificio Consiglio dei Laici mi chiese di fare il commissario pontificio tempo fa di un istituto il cui fondatore aveva abusato di varie persone consacrate, un istituto misto. E questa seconda vicenda mi ha segnato profondamente, mi ha segnato parecchio, perché mi ha messo in condizione di ascoltare non una, non due, non tre persone, ma decine di persone, e in questa particolare situazione di persone consacrate, abusate dal fondatore addirittura di questa istituzione. Ecco, dunque, questo è stato un po' nella mia vita così come un momento di grande sconcerto, di grande sorpresa, e che ha attivato anche in me necessariamente appunto uno sforzo di capire, cercare di comprendere come possono succedere queste cose e poi di constatare anche in maniera così abbastanza prolungata nel tempo le conseguenze, i danni a vari livelli provocati nelle persone che ne sono oggetto e che davvero non è eccessivo dire sono vittime. Ecco, allora queste riflessioni così le ho un po' condensate in questo libretto che ha un titolo un po' provocatore. È cambiato qualcosa quel punto di domanda? È sottotitolo La Chiesa dopo gli scandali sessuali. Ecco, in effetti il titolo un pochino provoca perché si dice che si è cambiato molto riguardo a questo. In effetti la seconda parte del testo cerca di così di osservare in maniera più possibile corretta, completa, diciamo, questi cambiamenti. E, ecco, non anticipo adesso, e comunque per vedere se sono stati reali questi cambiamenti, sono reali perché evidentemente sono ancora in corso, no? Ecco, su questo vedremo, c'è molto da dire, forse qualcosa da aggiungere. Siamo cioè di fronte ad una realtà così complessa, così articolata, per certi versi anche così oscura, non ancora del tutto chiara, e tutto questo rende difficile anche l'individuazione di ciò che in qualche modo potrebbe dare una risposta o un tentativo di risposta a questa realtà in modo che appunto tutto questo non succeda più. Ecco, e allora così passo brevemente a quello che è un po' il piano, diciamo così, della materia, cioè di quello che cercheremo di vedere in questi mercoledì. Il corso, la proposta è divisa in due parti. Nella prima parte vedremo la natura di quello che è accaduto, questi scandali, abusi sessuali. Dunque, prima di tutto cercheremo di vedere questa realtà. E quando dico questa realtà intendo dire non solo quello che è avvenuto, che di per sé è abbastanza chiaro, ahimè, ma soprattutto cercheremo di vedere come noi oggi lo leggiamo, come noi ci stiamo abituando a leggere questi scandali sessuali. E c'è proprio una sorta di, come si può dire, di vulgata, no? Interpretativa, che è diventata abbastanza generale nella Chiesa,
una sorta di lettura, ecco, di interpretativa di questi eventi, e vedremo di che tipo è questa lettura. E poi cercheremo di passare alla parte più analitica, cioè chiederci: ma com'è possibile? Com'è possibile? Mi viene in mente l'altro giorno una trasmissione radiofonica in cui è intervenuta una persona che ha avuto questa vicenda, e appunto il conduttore della trasmissione che mi chiedeva: ma com'è possibile che un prete faccia questo per tutto questo tempo? Com'è possibile? Davvero una cosa incredibile, una cosa che sembra al di là di ogni immaginazione. Allora cercheremo di vedere, perché al di là della spiegazione così un po' sbrigativa che spesso si dà, cioè sono patologie che sono presenti nella persona e dunque inevitabilmente prima o poi avrebbe dovuto accadere, invece c'è una certa genesi che sposta un po' il punto di riferimento dalla patologia alla situazione della normalità, almeno come situazione di partenza. Poi è chiaro che se uno entra dentro questa dinamica è evidente che ne diventa sempre più dipendente, ma non sarebbe corretto partire con l'idea, con l'interpretazione che è la patologia che spiega queste cose, no, non ne abbiamo bisogno, non è necessario ricorrere alla patologia. È interessante anche vedere come può nascere la genesi di questo scandalo in una persona sana, in una persona normalissima. Quali sono i passaggi? I passaggi sono spesso, almeno all'inizio, molto tenui, molto sottili, non si avvertono, non hanno una connotazione morale, non hanno nemmeno una connotazione morale, dunque appartengono alla categoria di ciò che legittimamente una persona può fare. Ecco la genesi, e dopo la genesi la dinamica, cioè come questi scandali poi si evolvono e possono arrivare anche a dei punti davvero estremi che neanche la persona stessa che sta commettendo, che si sta comportando in quella maniera, avrebbe potuto prevedere all'inizio. E appunto la stessa persona che poi non sa rendersi conto. E punto conclusivo, e davvero decisivo nella nostra riflessione, almeno nella mia, è stato così, arrivare allora alla domanda conclusiva: ma allora qual è il vero senso degli scandali sessuali nella Chiesa di oggi, nella Chiesa di Papa Francesco, nella Chiesa di qualche decennio fa? E in modo particolare, dove si gioca la responsabilità? C'è una responsabilità di chi? La responsabilità è solo di chi commette queste azioni? È una responsabilità solo individuale? È una responsabilità interpretabile all'interno di una serie di elementi causali che in qualche modo così diventa una spiegazione legittima? Oppure c'è una responsabilità più ampia? Ecco, questa è un po' la domanda grossa a cui dobbiamo arrivare. Perlomeno tentare di dare una risposta. E poi nella seconda parte vedremo invece di rispondere alla domanda da cui parte almeno il libro, no? Cioè è cambiato qualcosa? Allora vedremo che dei cambiamenti ci sono stati, sarebbe assolutamente ingeneroso, irrispettoso non sottolineare questi cambiamenti importanti a livello istituzionale anzitutto. Sono cambiate molte cose, e in un arco di tempo anche abbastanza ridotto, ma certamente sono cambiate molte, molte cose. Se chi vede il film Spotlight, qualcuno di voi l'ha visto? Magari potremmo anche decidere di vederlo in una specie di cineforum al termine del corso. Ecco che il film è interessante perché fa vedere un po' tutta la vicenda, no? E però trascura totalmente tutto quello che è cambiato nella Chiesa. Soprattutto a partire da Papa Benedetto, da quando era alla congregazione della dottrina della fede, e dunque non è del tutto così realistico, ossequioso quello che è avvenuto davvero nella realtà. Allora, primo cambiamento, quello istituzionale, che c'è stato ed è anche abbastanza importante. Poi vedremo cosa invece non è cambiato né sta cambiando, specialmente alla base. Ci sono ancora molte cose, molti aspetti, molti atteggiamenti impliciti, espliciti,
che ancora non, nella formazione iniziale in modo particolare, ma poi anche nella gestione di questi casi che non sta cambiando. Terzo, vedremo cosa di fatto invece sta cambiando anche non solo a livello alto istituzionale, ma anche alla base, diciamo così, tra di noi, anche se non ovunque né allo stesso modo. Dunque non è un cambiamento corale, concertato assieme, soprattutto non appare ancora come un cambiamento motivato, determinato dalla stessa lettura degli eventi e orientato verso lo stesso punto d'arrivo, obiettivo. Quarto, vedremo cosa dovrebbe cambiare davvero nella formazione iniziale in modo particolare, e il quinto sarà cosa si dovrebbe non cambiare, qui si dovrebbe cambiamo verbo, cosa si dovrebbe inventare, perché? Perché c'è qualche cosa che andrebbe assolutamente creato dal nulla o quasi, cioè possiamo individuare, congetturare, immaginare, progettare cosa dovrebbe cambiare nella formazione iniziale, mentre se vogliamo affrontare bene questo problema occorre inventare qualcosa per la formazione permanente, che oggi non esiste. Oggi siamo un po' all'anno zero della formazione permanente, ne parliamo, o ci sono, va bene, quei soliti corsi periodici che si fanno durante l'anno, ma ciò che si fa periodicamente non è permanente, se è permanente deve avere un altro tipo di accentuazione, di cadenza, di proposta. E poi a ben pensare è normale, l'affettività sessualità rappresenta qualche cosa che è vitale nell'essere umano, non è qualche cosa che, come dire, si chiude a 24 anni o 28 anni prima della professione perpetua, della ordinazione sacerdotale. L'affettività sessualità è una forza viva, sempre vitale, sempre, come dire, esuberante, con proposte, con attese, problemi, complicazioni, tentazioni nuove in ogni stagione della vita. È evidente che a 40 anni uno la propria affettività sessualità la vive diversamente da quando aveva 20 anni, a 50 anni ancora, e nessuno ha detto che a 60 anni non esista più l'affettività, la sessualità, anche dopo, grazie a Dio, è una forza viva, è una forza sempre che è ricca, è la fonte, è fonte di energia l'affettività sessualità. Allora questo equivale a dire che in qualche modo, non so neppure io come, sia chiaro, io propongo solo così un interrogativo, una riflessione, ma questo dovrebbe voler dire che in qualche modo questo cammino evolutivo dovrebbe essere accompagnato, dovrebbe trovare una certa forma di, come dire, di cammino che individua dei valori, individua delle sottolineature, delle modalità comportamentali, degli stili relazionali, qualche cosa insomma che possa accompagnare il cammino evolutivo della persona per vivere sempre, secondo la stagione che sta vivendo, esistenziale che sta vivendo, la propria affettività sessualità. Se no non è così strano la crisi affettivo-sessuale del 55enne. Uno non può pensare di vivere la propria affettività sessualità a 55 anni come la viveva a 25 anni, con le stesse motivazioni, con lo stesso atteggiamento interiore, con la stessa dinamica esistenziale, con lo stesso sentimento interiore. È una cosa troppo importante, sia dal punto di vista puramente psicologico, che dal punto di vista anche, come dire, spirituale, il nostro voto di castità e con quello che esso significa. Una delle indicazioni che danno questi scandali sessuali è proprio la drammatica assenza della formazione permanente. Non è così strano che avvengano queste cose se non c'è nessun cammino di accompagnamento, da pensare evidentemente assieme, e comunque è importante che rivolgiamo la nostra attenzione anche a questo tipo di considerazione. Va bene? E allora iniziamo, io ho già detto che seguo questo libro, credo che ci sia anche in libreria, ecco, Edizioni Leoniane, e sì, sostanzialmente seguirò questo testo. E tentiamo allora di, la prima nostra domanda è questa: qual è la
non tanto la natura di quello che è successo, ma qual è la lettura che noi ne diamo, qual è la lettura interpretativa di questi eventi, e dunque qual è il modo in cui noi ne parliamo tra di noi, ammesso che ne parliamo. C'è qualcuno anche che dice: per favore basta, no, ormai l'abbiamo già dato, abbiamo già pagato, abbiamo già chiesto scusa, basta, chiuso. Qualcuno dice: vorrei vedere altre categorie di persone, perché solo la Chiesa? Vedremo poi il significato assolutamente difensivo di questo tipo di atteggiamenti, no? Ecco, dunque ci può essere qualcuno che addirittura il problema lo ignora, no? Invece no, domandiamoci che tipo di lettura diamo. Mica sarà che più ancora scandaloso degli scandali è proprio questa lettura, capite? Sono scandali sessuali, ma sarebbe davvero un guaio se dessimo anche una lettura scandalosa. Lettura scandalosa nel senso di lettura che non è aderente alla realtà, lettura paurosa, lettura timida, lettura che scarica la responsabilità altrove, lettura che non vuol vedere chiaramente quello che è accaduto. Ecco, sono vari modi, ne vedremo alcuni, di leggere questi avvenimenti senza averne troppi danni, ecco, diciamo così, senza sentirsene troppo colpiti, senza sentirsi troppo implicati in queste vicende. Allora, è chiaro che quello che è avvenuto, uno potrebbe dire, ma in fondo era quello che è successo sempre, no? Però abbiamo avuto la sensazione, appunto, in questi ultimi decenni, che il fenomeno invece sia stato un po' generale, coinvolto tutta la Chiesa. Non c'è stato nessun continente che si è salvato, no? E poi anche per l'estensione ai vari gradi e livelli degli ecclesiastici coinvolti, cioè ha coinvolto un po' tutti, dal semplice prete al noto monsignore, dall'educatore intraprendente in oratorio, educatore dei giovani, no? Al noto monsignore, dal distinto professore dello studio teologico o dell'università pontificia, dal parroco al vescovo, dal nunzio al cardinale. Tutte le categorie sono fedelmente tutte presenti, tutti hanno dichiarato presente a questo appello insolito e squallido. Dal seminarista di belle speranze al fondatore del grande carisma, dalla religiosa pia e generosa alla superiora materna e premurosa, dal religioso che si spende per i più poveri al don obeso che si circonda di comodità e non disdegna il lusso, dal prete in carriera a quello in pensione, dal giovane chierico più o meno sedotto all'anziano confessore o padre spirituale, con gusti molto materiali, esperto in tecniche seduttive, soft and light, veramente uno tsunami universale, cattolico, ante litteram. E dunque la cosa... Scusa? Una persona, per esempio, il Papa. Non ho capito. Non c'è Papa, Papa è vescovo. Papa è vescovo. Che domanda cattiva. Ecco, allora diciamo che la vergogna fu davvero tanta. C'è stato chi ha parlato di una eclisse dell'evangelizzazione, mamma mia. E lo stesso Benedetto XVI disse che chi si era macchiato di tale colpe aveva oscurato la luce del Vangelo a un punto tale cui non erano giunti neppure secoli di persecuzione. Ecco, l'ha detto Benedetto XVI. Chi si è macchiato di tali colpe ha oscurato la luce del Vangelo a un punto tale cui non erano giunti neppure secoli di persecuzione. E dunque, che cosa avvenne immediatamente a fronte di questi eventi, quando si cominciò a captarne la portata? Scattò immediatamente, quasi in automatico, il sistema che era già stato collaudato in altre e simili circostanze, cioè quel sistema che provvede a coprire, insabbiare, nascondere, ridimensionare, spiegare,
convincere a tacere, convincere soprattutto le vittime a tacere, derubricare, contestualizzare, comprendere, eccetera, proteggere, sistema classico clericale, inossidabile ed efficiente, almeno fino a quel momento lì, ma che questa volta invece non funzionò alla perfezione. Ecco, la grande grazia è stata questa, che questo sistema oleatissimo invece questa volta è sembrato non funzionare bene. Una grande grazia davvero. Pensate cosa sarebbe successo se avesse ancora continuato quel sistema lì. Sarebbe terribile. Forse qualcuno invece dice, peccato che non ha funzionato. E perché non ha funzionato? Non ha funzionato perché fondamentalmente c'è stata una diversa risposta dal basso e dall'alto. Dal basso, cominciamo dal basso una volta tanto, perché appunto c'è stato chi ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto, di denunciare, insistendo nella denuncia presso un'istanza ecclesiale giudicante, pensate che delicatezza, di solito composta esclusivamente da maschi, pensate che bella delicatezza, no? Una donna va andando a denunciare queste cose, deve già farsi una certa violenza, e si ritrova a denunciare queste cose per un anno, poi è sempre qualche cosa in cui non sa bene lei stessa fino a che punto ha subito la violenza, fino a che punto è stata lei collaboratrice, no? Purtroppo è così psicologicamente, già in difficoltà per fare questa operazione, poi si trova di fronte ad un collegio giudicante composto esclusivamente da maschi. E è stato, io insisto su questo perché so che sono storie molto reali, ahimè. Persone che hanno avuto il coraggio di insistere in questo, anche quando tutto ciò ha significato per chi già ci rimetteva la faccia, correre un discreto numero di rischi, specialmente nel passato, di non essere creduta. E per una donna violata, non essere creduta è come una nuova violazione. Di sentirsi accusare di complicità o di seduzione, passando da vittima a aggressore, pensate un po' che bello. Passare da vittima a aggressore, è proprio veramente il danno e la beffa. Di non sentirsi a volte rivolgere una sola parola di comprensione e solidarietà, di attenzione per la sua persona, e di interesse per le conseguenze psicologiche di questi eventi sono drammatiche, sono disastrose, sono come delle ferite che non si rimargineranno più del tutto. Di imbarcarsi ancora il rischio di imbarcarsi in avventure giudiziarie infinite, in cui basta magari un difetto di forma, o il classico cavillo giuridico per buttare all'aria tutto, o molto peggio ancora, in cui basta un amico monsignore molto in alto che protegge l'abusatore e provvede a insabbiare tutto. Quante volte questo è successo? O il rischio ancora di essere semmai unicamente invitata o provocata a chiudere tutto, a non pensarci più, a perdonare naturalmente, che diamine, come si addice a una buona cristiana, se poi è una consacrata ancora di più, no? Su via sorella, perdoni. A non dire niente in giro, per il bene della Chiesa, per il bene dell'uomo di Chiesa coinvolto. Pensate, arrivare a questo punto, di vivere in una Chiesa che rischia di proteggere, essere più interessata a proteggere chi ha fatto violenza che non colui o colei che ha subito la violenza. Viene da chiedersi, ma che Chiesa è? È evangelico questo? Eppure di fatto a questo punto siamo arrivati. Di proporre questa immagine di Chiesa più preoccupata della propria stima, del proprio buon nome, del buon nome dei suoi operatori, dei suoi luogotenenti, dei suoi preti, più preoccupata di difendere, di proteggere la stima di loro signori, che non preoccupata di andare incontro a chi aveva subito la violenza.
e ne stava pagando un altissimo prezzo. È dunque più preoccupata per il bene della Chiesa che non dell'uomo di Chiesa coinvolto, il quale invece nel passato, qui sto parlando di un passato, non è sempre stato invitato ad ammettere le proprie responsabilità. Di fatto sappiamo, non esiste una ricerca scientifica, però certamente sono innumerevoli casi di preti abusatori che non hanno mai chiesto perdono di niente a nessuno, non hanno mai sentito il bisogno, l'esigenza di domandare perdono, assolutamente. Per quello che mi risulta, da quello che ho raccolto dei casi in giro, sono molti di più quelli che non hanno mai chiesto perdono. La vittima ha un bisogno proprio, direi quasi fisico, no? che l'abusatore chieda perdono, esplicitamente, e non per pura formalità. Ne ha proprio un'esigenza, una di loro, qualche punto del libro l'ho citata, dice: io inizierò il mio cammino di riconciliazione il giorno in cui quel prete mi chiederà scusa. Non è una questione di vendetta, no, non sarebbe corretto leggerlo così. È proprio un qualche cosa che ristabilisce un certo tipo di equilibrio come premessa per iniziare un certo lavoro, di un certo cammino interiore di integrazione, no? Come lo stiamo chiamando nel corso del mercoledì mattina, un lavoro di integrazione di questa ferita, di questa violenza. E di fatto, appunto, quest'uomo di Chiesa, che neanche è stato sempre invitato a farlo questo, ad ammettere le proprie responsabilità, a riconoscere la gravità di quanto ha fatto, fino a sentirne vergogna. È importante la vergogna, indica l'inizio della presa, il cammino di presa di coscienza della gravità dell'accaduto. La vergogna, una vergogna da vivere anche come Chiesa, fino in fondo ammettiamola, questa vergogna, viviamola fino in fondo. E magari nel frattempo il don in questione è riuscito anche a fare carriera. Questo dunque dal basso, è cambiato qualcosa dal basso, c'è stato il coraggio di questo intervento. Dall'alto, l'altro motivo, dall'alto, probabilmente ancor più determinante, proprio perché nell'economia delle cose l'intervento dall'alto è normalmente più efficace, almeno per far partire un certo percorso. L'altro motivo, appunto, che più determinante è stato l'atteggiamento della Chiesa come istituzione, un atteggiamento completamente diverso rispetto alla copertura, omertà e complicità irresponsabile del passato, nella linea ora della verità e della trasparenza, del riconoscimento delle proprie responsabilità e della preoccupazione finalmente per le vittime. Ecco, ci fermiamo qui e prendiamo poi.